Allora, Sigfrido Ranucci, intanto benvenuto a Pinerolo. E la prima domanda, insomma, rispetto al libro che presenterà anche tra poco qui a Pinerolo è questa: insomma, come sta andando questo tour di presentazione di libro? Perché c'è una risposta, noi vediamo anche dai social, di grande interesse, di grande affetto anche nei suoi confronti. Sì, beh, è stata un'esperienza bellissima perché intanto mi riportavano nelle librerie perché sono più impegnato con le carte giudiziarie, a leggere le carte giudiziarie che quelle che potrebbero invece arricchirmi. E è un'esperienza bellissima, il libro sta andando al di là di ogni aspettativa, siamo alla quarta ristampa nel giro di 10 giorni e evidentemente la gente ha bisogno di presidi di libertà di informazione. Questa è la sensazione che ho. Il libro è un atto d'amore nei confronti della libertà di informazione, è un debito che ho saldato, ho sentito di saldare con il mio pubblico perché racconta un Sigfrido Ranucci segreto, quasi parallelo a quello delle inchieste che viene. Che è conosciuto e poi tutte le trappole, tutte le difficoltà di svolgere un giornalismo libero. Ecco, questo è sicuramente. E poi la consapevolezza di raccontare un sistema che secondo me è malato, un sistema politico, un sistema sociale che è malato, che è talmente abituato a convivere con la propria malattia da giudicarla la normalità. Ecco, è legittimo però chiederle qual è lo stato di salute della democrazia e della libertà di espressione in questo paese, perché le classifiche dicono, insomma, che siamo molto indietro Al di là rispetto delle a questi classifiche, argomenti, al di là delle classifiche. basterebbe vedere che ci sono 250 giornalisti che Esatto. sono sotto tutela, 22 sotto scorta, che ci sono delle leggi liberticide per quello che riguarda l'informazione. Io voglio solamente dire una cosa, che nel 2025, se entrerà in vigore la cartabia, noi ci avvieremo verso l'oblio di Stato, perché scatterà il meccanismo dell'improcedibilità, cioè i processi se durano più di 2 anni in Corte d'Appello, 1 anno in Cassazione, noi avremo un meccanismo che consentirà agli imputati di rendersi anonimi attraverso la legge che glielo permette. Quindi noi non sapremo mai, al di là della responsabilità giudiziaria, un fatto e chi è autore di quel fatto, che può essere invece un danno nei confronti della collettività. È come entrare nel deserto dell'informazione. La scelta che lei fa ogni giorno, e lo dice anche nel suo libro, ma anche in molte interviste, è quella sempre comunque del bene comune come faro, insomma. Ma c'è qualcosa che ogni tanto la spaventa, perché al di là, insomma, di quel costume di Superman che lei vestiva da piccolino, insomma, lei sente di sentirsi al riparo, diciamo, da ogni rischio rispetto alla difesa del bene comune nel suo lavoro quotidiano, così prezioso per tutti. Ma guardi, la sensazione che ho io, la cosa che mi preoccupa di più è la mancanza di capacità di indignarsi. Ecco, io vorrei recuperare questo, e il libro ha anche questa finalità di restituire, di dare coraggio. Cioè, le inchieste danno coraggio a chi le fa, ma soprattutto a chi le ascolta, perché danno la sensazione di poter effettivamente cambiare delle cose. Ecco, io vorrei trasmettere questo coraggio. Ai giornalisti che oggi scelgono di, insomma, di avviare, alle persone che vogliono avviare quella carriera, lei che cosa, insomma, suggerisce? Di crederci, io sono stato bocciato all'esame di idoneità al giornalismo alla LUISS perché hanno detto che non ero in grado di poter svolgere questa attività. Quindi se ci sono riuscito io ci posso riuscire. Grazie, Grazie. grazie mille.